Pensi che potremmo seriamente fare dell'open source in Italia oppure dovremmo limitarci a tollerare, diciamo, il provincialismo con cui le piccole imprese trattano chi prova a proporre dei modelli di business migliori? Seriamente fare dell'open source in Italia? Beh, c'è tanta gente che fa open source seriamente in Italia, ma penso che il senso della domanda fosse un altro, ovvero se le aziende sono in grado di acquisire, cioè di recepire bene le offerte di open source. Penso che questo sia un fatto culturale, penso che siamo molto indietro sulle tutte le questioni culturali che riguardano le nuove tecnologie e penso, ma questo l'ha scritto anche il Presidente Monti di recente, che bisogna dare un ruolo alla RAI per diffondere questo tipo di pratiche. Il canone aggiuntivo che Telecom impone ai provider per le linee solo dati pesa come una tassa sul costo finale delle ADSL residenziali e professionali. Pensi che sia giusto eliminarlo o ridurlo fortemente? Il punto è che storicamente la remunerazione della rete dell'operatore monopolista, ma in genere di tutte le reti, è stata basata sulla voce. E quindi i prezzi che sono stati fatti per le offerte all'ingrosso, quindi dagli altri operatori, prevedevano appunto che se tu prendevi la linea solamente per farci dati, tanto una parte del costo relativo veniva coperto dalla parte voce. Se viene meno la parte voce, il costo complessivo è basso e quindi occorre una maggiorazione. Quindi come linea di principio sì, poi sul livello dei prezzi, beh, lì l'autorità sta già intervenendo e sta abbassandoli sensibilmente con un path di decrescita, con un percorso di decrescita che è stato accelerato da questa autorità. Quintarelli, anche lei è d'accordo che non si possa imporre a Telecom lo scorporo della rete fisica? Beh, sì, lo scorporo non si può fare, cioè l'esproprio non si può fare, non si può. Le leggi non lo consentono, va fatto un percorso condiviso e trovando le giuste motivazioni e compatibile con i paletti regolamentari europei. Mi rendo conto che detto così di nuovo è una roba abbastanza politicheggiante. C'è un video che trovate su YouTube che scrive che è la rete in fibra per l'Italia perché è importante, fatto da me sempre, che spiega quali sono i vincoli per cui è difficile trovare una quadratura del cerchio e una proposta di come si può fare per cercare di far combaciare gli interessi di tutti gli operatori. Quella è la strada verso la quale stiamo, a mio avviso, inevitabilmente andando. Che cosa ne pensi, di affrontare l'argomento dell'alfabetizzazione con l'uso di volontari? Questa è una cosa abbastanza complessa, cioè non è una roba facile. Io sono uno degli esperti che collabora per la stesura dell'agenda digitale per la Regione Veneto e lì ci sono delle buone pratiche in cui sono stati coinvolti effettivamente sul territorio dei volontari che aiutano a superare il digital divide culturale e sta funzionando. Il Veneto ha certe peculiarità, ci sono altre regioni e qui non voglio citare i casi negativi, i casi positivi bisogna evidenziarli, quelli negativi dimenticarseli. Dove questa roba non funziona. Quindi è una cosa complicata. Intervenire in modo diretto per gestire e coordinare questa cosa mi sembra no. Stimolare il fatto che ci sia un ruolo di terzo settore nella sua accezione più ampia che intervenga a supporto della riduzione digitale e culturale, questo sicuramente sì. In che senso, secondo te, il divario digitale è inferiore a quello percepito? I dati che vengono utilizzati che vengono utilizzati per dare il dato normalmente sono quelli sulla copertura della DSL, della fibra, però ci sono tantissime coperture fatte in wireless da operatori privati che sfuggono a censimenti che in realtà vanno ad operare proprio su quelle zone che sono in teoria digital divise. Anziché centralizzare competenze e responsabilità sul digitale, non sarebbe più opportuno decentralizzarle riservando allo Stato il compito di definire criteri di armonizzazione e standard? Cioè sta dicendo, invece di centralizzare competenze e responsabilità, non possiamo decentralizzare le competenze e centralizzare le responsabilità, perché la definizione dello standard vuol dire questo, centralizzare le responsabilità. Assolutamente sì. Come mai, hai deciso di candidarti e perché hai scelto la lista Scelta Civica con Monti? Beh, non ho deciso di candidarmi, nel senso che ero 6 di gennaio ho ricevuto un'offerta in cui mi è stata chiesta la disponibilità, quindi non avevo fatto alcun tipo di passo in questa direzione e proprio manco ci pensavo, nel senso che, come noto, forse
Dopo la mia vicenda in autorità, quando mi ero candidato all'autorità delle comunicazioni, e quello, come dire, era la materia mia, avevo dato le dimissioni da direttore generale del gruppo 24 ore e adesso stavo felicemente operando all'Inter, quindi in una squadra di calcio, cosa che non gradiscono molto una parte dei miei potenziali elettori veneti. Ovviamente. E quindi proprio non ci pensavo minimamente. Arrivata questa telefonata, mi sono confrontato un po' e poi ho deciso di dire di sì. Ritieni, alla luce degli ultimi eventi, che debba essere rivista la normativa fiscale per renderla più aderente a un mutato scenario dei commerci, specialmente quelli elettronici? E se sì, in che senso? Sì, la normativa fiscale va cambiata alla luce per il commercio internazionale. Come fai a identificarti in un gruppo politico dove campeggiano Casini e Fini? Alberto, che tra l'altro è stato quasi un mio socio in passato, beh, io non ho in lista, nella lista civica non c'è nessun parlamentare precedente, io sono candidato alla Camera dove non c'è nessun candidato precedente. Quindi non ci sono Fini e non c'è Casini, non c'è né Fini né Casini. Ho accettato di candidare perché alla Camera c'era la possibilità di farlo in una situazione dove non c'era una connotazione politica precedente. Poi che ci siano delle alleanze, questo fa parte di questa legge elettorale. Last but not least, come ha spiegato il Presidente Monti, il meccanismo delle regole parlamentari associato al prodotto della legge elettorale, fa sì che sia impossibile fare delle riforme quando dei gruppi devono accontentare le parti più estreme all'interno dei loro gruppi. Quindi il bipolarismo sta frenando la modernizzazione.